7 sono le lunghezze che divino in classifica la Torrese di Cristofari dal Paterno di Torti. In casa però i giallorossi sono dei veri e propri rulli compressori, 10 su 10 fino a questo momento. Difficile il cammino esterno invece degli ospiti, che hanno fatto meglio soltanto di Martinsicuro e della stessa Torrese, che fuori casa un cammino da incubo. Andiamo in cronaca, primo squillo è Marsicano con Mercogliano, che chiama a una facile risposta a Bruno, risponde dall'altra parte del campo D'Orazio con un destro fuori misura. 14esimo, la volta di Sassarini, che fa distendere in presa bassa ancora Bruno, poi da uno svarione di Ranalletta sta per approfittarne Maio, conclusione respinta da Tabacco. Bel gesto di fair play al 28esimo dei padroni di casa, con Maio che si ferma con Ranalletta a terra, sarebbe stata un'ottima occasione, bravo Maio. Palo clamoroso al 34esimo di Chiacchiarelli, destro violentissimo, palo pieno. Inizia la ripresa, gran lancio di Tini per Maio, controllo da fuori classe, rientra sul suo piede ed è facile per lui battere Ranalletta in uscita, Torrese in vantaggio al terzo minuto. 4 minuti più tardi, Pietro Paolo per Maio, prima scivola, poi recupera il tempo della battuta, respinge con i piedi Ranalletta, sarebbe stato un 1-2 micidiale. Si scuote ora il Paterno a caccia di una reazione con Mastroianni, il suo tiro è alto, il raddoppio arriva al 27esimo, non si intendono, Ranalletta e Pellini ne approfitta da rapace d'area di rigore, Francesco Maio, doppietta personale per lui. 6 minuti più tardi Mastroianni riapre la gara con questa zampata su cross perfetto millimetrico di Scippola, ancora occasionissima per Mastroianni, forcing del Paterno, bravo con i piedi Bruno a respingere, finale in 10 per il Paterno, espulso Fellini, non c'è più tempo, 4 minuti di recupero, finisce 2-1 per la Torrese. Sì, diciamo che noi per 60 minuti abbiamo condotto la partita, abbiamo fatto una buona gara. Dopodiché sapevamo che il Paterno sarebbe venuto qui a vendere gara alla pelle, ha dimostrato tutto il suo valore. Dopo aver preso il gol negli ultimi 15 minuti c'è stato un po' di paura di vincere, tra virgolette, visto anche la prestazione di mercoledì. Venivamo da una prestazione brutta come quella di Scoppito, però ai ragazzi devo solo che dire grazie e fare complimenti, perché hanno messo dentro cuore, sacrificio, voglia, quello che ho chiesto in settimana. Quindi siamo soddisfatti, ci prendiamo questi 3 punti e cerchiamo di lavorare in settimana preparando la partita di acqua e sapone. La seconda domanda è sempre la stessa. Adesso cosa bisogna fare lontano da questo terreno di gioco? Questa è una bella domanda, Angelo. Noi adesso abbiamo una settimana per poter lavorare. Cercheremo di andare a Città Sant'Angelo per cercare finalmente di cambiare rotta, perché veniamo da 7 sconfitte di fila in trasferta e una squadra che vuole ambire a fare un campionato almeno per i playoff deve iniziare a fare punti anche fuori. La Torrese, al di là dei 2 gol regalati, finalmente il secondo gol, perché è stato un regalo nostro, ha fatto il tiro del palo, dopodiché non ha mai tirato in porta. Noi abbiamo avuto 3-4 occasioni per poter far gol. Secondo tempo penso che l'avremmo meritato per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Ci gira male sicuramente, però poi una partita correttissima, giocata bene da tutte e due le squadre. Poi ci sono state alcune decisioni dell'arbitro, dove l'espulsione di Fellina, dove il ragazzo non ha fatto assolutamente niente. E niente, ci va a compromettere anche per quanto riguarda la formazione prossima, che non abbiamo un ragazzo che sicuramente non meritava di essere espulso.